La trazione integrale o a motricità rinforzata è forse una delle caratteristiche che stanno diventando sempre più richiesti sui furgoni di grandi dimensioni, i cosiddetti large van. Ma non sempre il 4x4 alle ruote da solo basta in tutte quelle situazioni che magari necessitano anche di qualche piccola modifica alla carrozzeria oppure di dettagli estetici che identifichino il nostro van integrale. Parliamo dunque di Ford Transit Trail, un large van che al differenziale anteriore a slittamento limitato oppure alla trazione integrale Intelligent All-Wheel Drive aggiunge anche una buona dose di personalizzazioni funzionali all'utilizzo più duro. Come dicevamo all'inizio, per fare il gioco più duro c'è bisogno di meccanica ma anche di qualche piccola modifica al look. Ecco perché Transit Trail presenta un rivestimento nero che avvolge i paraurti e i pannelli laterali inferiori davanti e dietro. L'aspetto esteriore è ulteriormente incattivito dalla scritta Ford sul radiatore, sovradimensionata in stile Raptor, e dai cerchi in lega neri da 16, così come dai loghi Trail sulle porte anteriori. All'interno l'equipaggiamento si distingue per i sedili in pelle, più facilmente lavabili di quelli in tessuto, e fra gli accessori utili in caso di condizioni ambientali difficili troviamo il parabrezza riscaldato Quick Clear. Insomma, anche quando ci si sporca le ruote, bisogna farlo con un certo stile. Bello e funzionale fuori e all'interno, ma anche sotto la carrozzeria, visto che abbiamo ben due opzioni, sia che scegliamo la trazione anteriore, sia per quando il gioco si fa duro e abbiamo bisogno della trazione integrale 4x4. Se optiamo per la trazione anteriore possiamo beneficiare del sistema MLSD sviluppato in collaborazione con Quaif. Si tratta di un differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico integrato anche con l'assistente, anch'esso elettronico, alla stabilità. Se invece il vostro lavoro vi porta ad affrontare condizioni più estreme, la scelta sarà per l'Intelligent All-Wheel Drive, un sistema di trazione integrale che distribuisce in maniera automatica la coppia fino a dividerla al 50% fra anteriore e posteriore. Il sistema è supportato anche dalla possibilità di scegliere la modalità di guida in base al tipo di terreno e alla sua aderenza. Inoltre è possibile bloccare il differenziale centrale lasciando la coppia sempre equamente distribuita, 50% avanti e 50% dietro. Il sistema ovviamente non compromette il volume e la capacità di carico del Transit. C'è da dire che guidare in off-road un large van, soprattutto in condizioni come queste, potrebbe suscitare qualche dubbio o perplessità, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza oppure l'handling, vale a dire il feeling sul volante. Ma dobbiamo anche dire che in Ford si sono mossi bene anche in questo campo. Sono soprattutto la posizione di guida e il baricentro alto a creare le maggiori perplessità, anche se chi è abituato a guidare i furgoni sa benissimo come questi veicoli a volte giochino con le leggi della fisica. In ogni caso, la sensazione è che a bordo del Transit Trail tutto sia molto facile ed è questo il suo maggior pregio. Nonostante le prestazioni siano quelle di un veicolo fuoristrada, il feeling al volante è esattamente lo stesso del Transit classico. Certo, su strada dobbiamo fare i conti con qualche fruscio o qualche rumore in più se montiamo coperture più scolpite, ma la soluzione di trazione integrale scelta da Ford è un ottimo compromesso fra utilizzo on e off-road. L'intervento dell'autista in questo caso è davvero limitato allo sterzo e al dosaggio del gas, il resto lo fanno la trasmissione e il motore 2000 turbo diesel declinabile in 3 potenze. Con Transit Trail dunque Ford sembra essersi avvicinata al principale compromesso, che vuole un furgone comodo e performante nella maggior parte dei casi, ma anche pronto ad affrontare terreni insidiosi o il fuoristrada se se ne presenta la necessità. Il tutto senza tralasciare quel pizzico di vanità estetica che stuzzica anche l'autista più irreprensibile. Due sistemi di trazione, guidabilità e capacità di carico invariate rispetto a
alla versione tradizionale, ma su Transit Trail sono disponibili anche una grande varietà di carrozzerie e di allestimenti, compresa quella del van a doppia cabina e quella dell'autotelaio a cabina singola oppure doppia. Due masse totali a terra, 3000 e 3500 kg e tre motorizzazioni che vanno da 135 fino a 185 cavalli, il tutto per un prezzo di partenza di circa 35.000 euro, ovviamente IVA esclusa.